Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di una richiesta da parte del forum che è venuta fuori anche durante la sessione del meetup a Roma di Studio One ed è quella di come trasformare in audio le tracce MIDI, in questo caso come frizzare gli instruments all'interno di Studio One, un po' come accade anche nelle altre DAW. Per fare questo è necessario cliccare sulla traccia MIDI, andare su Track, Transform, Transform to Audio Track o Trasforma in traccia audio. Facendo questo ci viene posto davanti di fronte un nuovo menu in cui poter scegliere se renderizzare anche gli insert che si trovano nel canale, in questo caso questi plugin, preservare l'instrument track e quindi fare in modo che comunque la traccia sia salvata in qualche modo e recuperabile, rimuovere l'instruments eventualmente, quindi invece cancellare completamente l'instruments una volta realizzato l'audio, o aggiungere una coda. Ad esempio, un nostro sintetizzatore possiede del riverbero o del delay e quindi è necessario trasformare sì la traccia in audio ma anche mantenere la coda del delay. Cliccando qui inseriamo la quantità di secondi che vogliamo il nostro instruments continui a suonare. Per fare questo facciamo ok e automaticamente la traccia MIDI verrà trasformata in traccia audio. Come vediamo, la traccia audio è stata creata, l'instruments è sparito come traccia ma ovviamente rimane in memoria. Possiamo in questo modo vedere anche all'interno della traccia e quindi dell'editor le note MIDI che sono ancora presenti nella traccia. Possiamo in ogni momento tornare sui nostri passi e quindi correggere eventualmente le note MIDI all'interno utilizzando sempre Transform to Instrument Track e ritrasformarle in audio per frizzarle. Questo è un sistema eccellente per risparmiare processing e quindi avere a disposizione tantissimo processore e continuare a lavorare mantenendo frizzati gli instruments che pesano di più, come nel caso appunto delle orchestre o dei sintetizzatori che mettono a dura prova la performance. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti vengono affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere la notifica dei nuovi video caricati. Ho aperto anche un account Patreon, chi ha voglia di supportarlo per poter continuare a ricevere queste lezioni gratuite. Inoltre, proprio questa lezione è approfondita ed è a disposizione proprio degli utenti Patreon, che potranno inoltre usufruire di altri video supplementari dedicati proprio a chi è iscritto a Patreon. Per il momento è tutto, ciao, a presto!